Buongiorno a tutti. Siamo a Lamayuru. Alle nostre spalle è uno spento gompa. Ci vediamo oggi a lei. Oggi andiamo a lei. Andiamo a lei. Ci siamo riposati un attimino, ci siamo svegliati un pochino più tardi. Ho dormito 12 ore, come dei sassoli. Ieri è stato pesantissimo. Diamox funziona. Diamox funziona e la strada di oggi sarà un'ottima strada. La passeggiata rispetto agli scorsi giorni. Anche se ci sono dei passi a 4.000 passametri, ma sono tutti asfaltati. Trattandosi una delle due strade che collegano lei al resto del mondo. Io devo essere onesta, ieri alla sera, quando era buio, ho visto per la prima volta l'asfalto che su cui avevo percorso gli ultimi 10 km, mi veniva da piangere per la contentezza. Bellissimo, eh? Dopo l'intera giornata, l'asfalto e la salvezza. Fai vedere che panorama e... Insieme alle bandiere di preghiera in stoffa colorata che compriamo per le moto, un altro elemento essenziale del credo buddista sono le ruote di preghiera a cui i credenti affidano i mantra. Il vento per le bandiere, come il movimento per le ruote, permettono alle preghiere di essere trasportate in tutto il mondo. Ogni momento è quello giusto per farle girare e invocare buoni auspici. Sorrido, penso a tutti gli ostacoli che mi sembravano insormontabili e che ora sono alle spalle. È il movimento che ci porta ad andare avanti, che sia muovere le ruote di preghiera o fare un passo per riappropriarci di noi stessi. Dobbiamo solo credere di poterlo fare.
C'è un benzinaio attaccato qua. Hello. No, che carino. Siamo arrivati a Le. Io sto cercando un ATM perché siamo senza soldi, con tanti, e poi non c'è una scarpa. Però ti muovi perché io ho fame. E poi andiamo a mangiare, se non la Francesca mai inizia a mangiare me. Sei famissima. E attraverso, tra l'altro, ci siamo arrivati attraverso una strada comodissima, grazie bro. Io ho trovato l'ATM. Hai trovato, bene. Sono arrivati i momos. Adesso me lo mangia e legge cose interessanti. Allora, ripieni di spinaci e formaggio. E questo di mutton. Quello non lo mangerò. Buongiorno a tutti, splende il sole. Ma le nuvole stanno per arrivare e la coda del monsone ci sta per raggiungere. Sì, sono gli ultimi giorni questi, no? Gli ultimi giorni, dicono. Sì, vediamo se siamo fortunati. Stiamo per andare al Karodungla Pass, uno dei passi carrozzabili più alti sulla faccia della terra. 5600 metri. Che era il primo più alto. È stato per anni il primo passo, ma altri non sono raggiungibili dagli stranieri per il fatto che e sono troppo vicini al confine cinese. Ieri abbiamo ottenuto i permessi per andare nella Nunbra Valley, per cui poi proseguiamo di là, partiamo oggi da Le e vediamo se troviamo neve anche oggi. Let's go. Perché sono 112 km da fare in 2 milioni di ore. Via. Broken wings, just trying to land.
come da aspettarsi questo posto dopo che hanno asfaltato la strada e tutto, una specie di borgo turistico terribile e ha tutto, tutto il fascino. Guardate, una volta di inizio a sempre tutte le parti. Per cui sì, è uno dei passi più alti, ma è zero adventuring. È stata un'impresa fare una foto e comunque non ce l'abbiamo fatta per una foto senza gente, perché non si spostavano, volevano stare lì al loro posto, neanche al Louvre per la Mona Lisa, esatto. Questo casino, almeno lì è giustificato. Cosa faremo? Andremo a vedere passi, magari qualche metro più basso, ma sicuramente dove non c'è nessuno. Passo 5.000 d'altro giorno non c'erano gli unici stronzi. Allora, 7 anni fa, quando ci sono venuto per la prima volta, il Kertunga era un'avventura a mozzafiato. Al giorno d'oggi è solo un passo come gli altri per andare nella Numbra Valley. È comunque un'emozione essere qui a 5.000 metri. Solo che per gli scalini è un incubo. Chi si lamenta e dice oh che debole che siete, perché non l'ha mai provato. Terribile sto scaldacollo. Sta nevicando? Sì. Benissimo. Ottimo. Infatti il cielo sopra di noi promette bene. Adesso ci leviamo dalle palle. Le cime nevate bellissime, ma quelle cime laggiù è Cina.